avete la macchina davanti. L'odierna operazione di servizio dei carabinieri di Siracusa, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Catania, direzione distrettuale antimafia, costituisce un importante colpo inferto alla criminalità organizzata di questo centro, nella misura in cui il sodalizio oggi colpito dai carabinieri e dalla direzione distrettuale antimafia non era solo in grado di declinarsi quale importante network economico capace di generare profitti fino a 10.000 euro giornalieri nella gestione di una piazza di spaccio, ma aveva in qualche modo tentato di impossessarsi di quel territorio, ponendo vedette sulle palazzine, addirittura collocando cancelli per interdire l'accesso in condomini nei quali ignari cittadini potevano trovare limitata la loro libertà di movimento per le proprie abitazioni. Una piazza di spaccio che si era pensato addirittura di vendere ad altri soggetti, quasi che fosse un pezzo di territorio che i sodali percepivano estraneo allo Stato e della quale lo Stato oggi con energia si è riappropriato.